augurandosi che l'inverno avrebbe decimato gli animali del bosco di Farthing, sfregiato batteva i loro confini, terrorizzando la povera donnola perché diventasse la sua spia e cacciando ogni creatura che incontrava. Ma era nel territorio di Farthing. Nessuno è al sicuro con quello in giro. Poi Tasso, tornato dai suoi amici, suggerì di cercare cibo vicino agli uomini fuori del parco. La banda delle volpi blu aveva avuto la stessa idea, ma con pessimi risultati. Quelli erano i miei poveri piccoli. Questa gliela farò pagare. E stavolta puoi giurarci, mia signora. Credevo avessimo fatto un patto, donnola. Sì, è vero, è vero. Ma tu non l'hai mantenuto, o mi sbaglio? Che vuoi dire? Non mi hai riferito niente della spedizione. Quale spedizione? Parlo di quella che il tuo caro amico Volpe ha compiuto alla fattoria la notte scorsa. Davvero? È inutile far finta che non ne sapevi niente. Ma non lo sapevo davvero. Ma avresti dovuto saperlo in ogni caso. Il tuo compito era proprio questo. E poi dovevi riferirmelo. Come faccio a sapere sempre tutto quello che succede? Sono secoli che non mi avvicino al territorio di Farthing. Sono stata ferita. Posso a malapena camminare. Oh, vuoi dire che sfregiato ha fatto male alla piccola donnola? Ora la piccola donnola farà bene a stare molto, molto attenta. O le farò ancora più male. Voglio essere informato di tutto quello che succede nel territorio di Farthing. Mi hai capito bene? Sarà meglio per te. Va tutto bene? Sei proprio stupido. No, mi sono nascosto. Già, l'avevo notato. Brutto egoista, lurido sacco di vermi. E tu saresti una donnola. Somigli piuttosto a un bruco strisciante. Bruco, bruco, strisciante. Mostro, ho una gran paura. E io non voglio raccontare tutto quello che fa Volpe. Perché no? O te o lui? Ma io non posso. E allora sfregiato ti mangerà a colazione. Ma supponi che mi tenga fuori dai percorsi di Volpe, lontana dal territorio di Farthing? In questo caso non potrei certo dire a quella vecchia pellaccia quello che non so. Finora non ti è servito a molto. T'ha detto che è tuo compito sapere tutto. Voglio dire che t'ha ordinato di diventare la sua spia, donnola. Lo so, ma... Donnola, tu mi piaci molto. Anzi, penso che tu sia fantastica. O meglio, sono addirittura pazzo di te. Ma se insisti ad essere così stupida, non intendo restarmene qui a vedere i risultati. Io voglio vivere, anche se tu hai deciso il contrario. Codardo, codardo, vigliacco! Codardo, codardo, vigliacco! Mostro? Mostro, torna qui. Se n'è andato. Beh, vuol dire che mi farò compagnia da sola. Ho capito, canterò un po' per tenermi su il morale. La 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 la! Salve! C'è nessuno in casa? Ho bisogno di qualcuno che mi tenga caldo. Una vecchia talpa come te. Sai che dovresti proprio vergognarti. Thank you.
guardiacaccia se n'è andato. Come? Ne sei sicura? È stato portato via. Sembrava davvero molto malato. Non riesco proprio a crederci. Anche il tuo caro amico gatto è stato portato via in una gabbia. Oh, no! Che cosa sta succedendo? Il nostro protettore, il guardiacaccia, se n'è andato. Oh, no! E adesso che cosa faremo? Dove è andato, Volpe? Hai detto che il guardacaccia se n'è andato? No, veramente ho detto che la luna è fatta di formaggio verde. Davvero? Ah, Arvicola è stato trovato morto, poveretto. Che momento. Prima l'inverno, poi il guardiacaccia. Purtroppo stiamo cadendo come le mosche. E chissà cos'altro potrebbe succedere. Sono molto preoccupato per il vecchio Talpa. Ormai sono secoli che non lo vedo. A proposito, dov'è Donnola? Qualcuno di voi l'ha vista di recente? Ecco Fischietto che si occupa di Nibbio. Abbiamo un cieco che dà una mano a un orbo. Fischietto non è cieco e non lo è neppure Nibbio. Era solamente un mio modo di dire. Basta con le chiacchiere. Dobbiamo restare tutti uniti. Avanti, io ho fame. È ora di fare un'altra spedizione alla fattoria. Voi che ne dite? Improvvisamente un nuovo pericolo ci minacciava. Conosco questo suono! È uno sparo! I bracconieri non sono un problema del territorio di Farting. Hanno ammazzato un cervo, non uno di voi. Stavano mirando a un fagiano quando hanno preso me. Scusa, avrei fatto meglio a tacere. I cervi hanno diviso il loro cibo con i nostri erbivori. Ora tocca a noi avere cura di loro. Bisogna stabilire dei turni di guardia. Ottima idea, Volpe. Vi aiuterò anch'io. Tu? E che cosa potresti fare? Hai un'ala completamente fuori uso. Non mi servono le ali per guardare e i miei occhi sono sanissimi. Scommetto che i topolini avrebbero qualcosa da dire in proposito. Scusatemi, ma non mi sembra il momento di discutere. Qualcuno di voi ha da obiettare? Bene. Primo turno, Fischietto e Nibbio si occuperanno del bosco. Gufo, se tu potessi volare intorno ai confini del parco di tanto in tanto... Sei proprio sicuro che vuoi veramente la mia assistenza? Non potremmo fare a meno di te, Gufo. Sono contenta che almeno qualcuno mi apprezzi! Possiamo riposarci finché non è il nostro turno. Ho talmente fame che se non prendiamo prima qualcosa da mangiare mi addormenterò durante la guardia. Buona fortuna! Grazie, Nibbio. Ecco la Fischietto pronto a pattugliare i confini del territorio di Farting. Sono così abituata al suo fischio che lo trovo in qualche modo confortante. Pensavo volessi un po' di compagnia, mio caro, ed eccomi qui con te. È davvero una splendida notte per fare la guardia. Guarda che luna! Non ti fa sentire romantico? A me certamente sì. A pensarci bene, siamo gli unici aironi del parco. Ma non per molto, mio caro. Presto arriverà la primavera e il pensiero di un airone femmina va ai piccoli. Mia cara, noi non siamo soli. Presto costruiremo il nostro tiepido nido. Non mi zittire, Nibbio! Riesco a vederti e a fare la guardia se voglio. Forse dovremmo muoverci, mia cara. Non serve che stiamo tutti a fare la guardia al bosco. Ciao, Tasso! Come te la passi? Shhh!
villani, creature insopportabili. Finalmente in pace. Che cos'è quello? Un ermellino. Faremmo un favore all'intero parco se lo eliminassimo. Non si deve far rumore. Oh, ecco Volpe! Come va, Volpe? Non c'è bisogno che mi ringhi contro, ti ho fatto solo una domanda civile. Non ero obbligata a uscire stasera, avrei potuto restarmene vicino allo stagno e divertirmi, e invece sono venuta qui al freddo a fare la guardia per voi. Sono troppo altruista, questo è il mio problema, penso sempre agli altri. Già, faccio proprio così, ma in futuro cambierò sistema. Oh! Sì, fischietto, questa è l'ultima volta che offro il mio aiuto ai tuoi amici del bosco di Farthing, proprio l'ultima volta. È stato un peccato, l'ermellino ci avrebbe saziati tutti e due. Potranno implorarmi quanto vorranno, mettersi in ginocchio davanti a me. Non cambierò parere, non darò mai più una mano a nessuno, niente da fare. Signora? Stavi parlando con me? Vattene a casa! Oh, bene, ho capito che non sono desiderata. Guarda. Sarà meglio avvertire Cervo. I bracconieri stanno arrivando. Volpe è andato dall'altra parte ad avvertire Cervo. Scappiamo! Vieni, andiamo a cercare Volpe. Calmatevi. Gli uomini se ne vanno. È finita. Grazie, Volpe. Il tuo allarme ha salvato la vita a molti di noi. Ma non a tutti. Ci deve essere un modo per fermare i bracconieri. Ma come? Noi possiamo solamente avvisarvi. M'è venuta un'idea. Non uccidermi! Non uccidermi! Dimmi una buona ragione per cui non dovrei farlo. Un misero ermellino non può interessare una signora come te. È vero. Ma con questo tempo dobbiamo tutti arrangiarci con quello che c'è. No, non farlo! Io posso aiutarti! Ma non mi dire! Lo puoi fare soltanto rallegrando il mio compagno che è affamato. Non lo rallegrerei di più dandogli qualche informazione sulla volpe di Farthing? Questo è tutto da vedere. Dimmi di più. Amore mio, ti prego, svegliati. No, non devi arrabbiarti con me. Ti ho portato delle informazioni. Avrei preferito qualcosa da mangiare. Si tratta della volpe rossa. Lo sai, ha organizzato un bel piano per fermare i bracconieri. Cosa? E perché io non ne ho saputo niente? Dov'è quella stupida donnola? Donnola! Dove sei? Non ti vedo. Sono dovunque. Oh, santo cielo. Io non so proprio niente. Niente, assolutamente niente. Ma non ti ho ancora chiesto niente. Io continuo a non sapere. Parlami del piano di Volpe per cacciare i bracconieri. Io non lo conosco neppure lontanamente. Ma perché non vuoi credermi? Forse credi di potermi sfuggire. Hai bisogno d'aiuto, amore mio. Non startene lì come una stupida. Farò quello che posso, amore mio. Thank you.
Adesso o mai più. Bisogna assolutamente organizzare delle sentinelle. Spero che Fischietto riesca a tenere svelta ben lontana dalla scena. Ma abbiamo bisogno di Fischietto. Ci servono tutti quelli rimasti ora che i topolini e le arvicole non ci sono più. A questo proposito, dov'è finita Donnola? Spero che non abbiamo perduto anche lei. Direi che è estremamente improbabile. Volete che andiamo a cercarla? Sì, Nibbio. Allora, Lepre, tu sei bravo a sentire le vibrazioni. Dovrai avvistare i bracconieri per primo, stando a guardia dei confini vicino alla fattoria. Amica mia, io non sono affatto una tua amica, sono un cespuglio di ginestre. No, ti sbagli, tu sei Donnola. Oh, insomma, perché non mi lasci in pace? Ma devo informarti dei piani di Volpe. Dovrei fare la guardia dall'altra parte dello stagno. Vattene via! Vattene via! Sono tutti al loro posto? Tutti tranne Donnola. Di recente è diventata molto elusiva, se posso permettermi. Oh, io l'ho trovata. Fingeva di essere un cespuglio di ginestre. Quella Donnola ha in mente qualcosa di poco chiaro. Non sarebbe la prima volta. Ecco Fischietto che va alla sua postazione. Dovremmo farlo anche noi. I bracconieri vengono sempre di sera. Terrorizzato, il branco di cervi attendeva i bracconieri. Gufo, scusami, ma ho sentito qualcosa. Sono loro, ne sono sicuro. Li ha visti anche Nibbio. Sono capace di vederli anche da sola. Non c'è molto tempo. Vola da Volpe! Vola da Volpe! Sono arrivati! State allerta, stanno arrivando. Riposati un poco. No, devo riuscire ad allontanarli da voi. Adesso tocca proprio a noi trascinare quell'odioso di Volpe direttamente nelle mani dei bracconieri. E per farlo approfitterò del suo brillante piano. Non ho intenzione di muovermi e non lo farai neanche tu. Invece io sì, non voglio perdermi lo spettacolo. Ma potrebbero anche spararti. Verrai anche tu per proteggermi? No, scordatelo. Lascialo perdere. Vieni con noi. Scusa, Volpe. Qualcuno ha per caso visto Talpa? Puoi dirmi se sto andando dall'altra parte dello stagno? Cosa? Sì. Prosegui pure giù per la collina. Presto, presto! Stanno andando verso il cerchio di pietre! Grazie, scoiattolo. Ah! Ma sono rumoroso. Fate attenzione! Sono quasi arrivati qui da voi!
eccitante? Non lo trovi eccitante anche tu, caro? Sta zitta! Gli uomini stanno cadendo dritti nella sua trappola. E lui sta cadendo dritto nella mia. Non avere fretta. Non riuscirai a sfuggirmi tanto facilmente. Su, sparategli! Oh no! Fatemi uscire di qui! I bracconieri avevano pagato per quello che avevano fatto e tutti erano salvi. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negare. Quella dannata volpe del bosco di Farting finora ci ha portato soltanto guai. Ma come? Non ha cacciato via i bracconieri? Quelli ritorneranno e ti assicuro che quando lo faranno saranno davvero furiosi. Non è andata tanto male, ti pare? Naturalmente sono felice. È solo che... Oh, niente. Oggi sei un po' strana, piccola mia. Non è da te essere così nervosa. Sai, forse lo sono perché tra poco avremo dei cuccioli.